In questo video andremo ad effettuare il collegamento di un motore elettrico in corrente alternata, detto motore asincrono o a induzione. Prima di passare alla prova pratica, teoricamente il motore asincrono trifase viene alimentato da un sistema di tensioni trifasi, cioè tre tensioni che sono sfasate tra loro di 120 gradi. Nel sistema industriale la tensione di alimentazione del sistema è di 400 volt a frequenza 50 Hz. Il motore è costituito da due parti principali. La parte fissa è detta statore, cioè induttore, la parte rotante è detta rotore, cioè indotto. Lo statore è costituito da tre avvolgimenti alimentati in corrente alternata, disposte tra loro a 120 gradi, che creano un campo magnetico rotante. All'estremità del rotore si può collegare un carico utilizzatore. Sulla targhetta leggiamo i dati di targa, e cioè il tipo di motore e basamento, cavalli in HP e kilowatt, giri al minuto, frequenza e valori di corrente e tensione in base al tipo di collegamento stella-triangolo. Nel video precedente abbiamo visto il collegamento stella-triangolo del motore. Scelto il collegamento a stella per alimentazione a 380 volt, procediamo a collegare il motore.
Vediamo il collegamento di un altro motore. Al termine del collegamento elettrico, nel provare il motore possiamo verificare il senso di rotazione, che può essere in senso orario o antiorario. Per invertire il senso di rotazione basta invertire il collegamento di due cavi.